Secondo esercizio, confrontiamo un millimetro di mercurio con un millimetro d'acqua, stavolta d'acqua distillata. Che significa? Significa confrontare la pressione idrostatica che esercita alla sua base, per via del suo peso, una colonnina di mercurio alta un millimetro e confrontarla con la pressione che esercita alla sua base una colonnina di mercurio sempre alta un millimetro ma fatta di acqua distillata. Già ci aspettiamo che il mercurio, avendo una densità 13,6 volte maggiore della densità dell'acqua distillata, che è solo di 1 grammo al centimetro cubo, allora, per via di questa maggiore densità, eserciterà alla sua base, la colonnina di mercurio, una pressione 13,6 volte maggiore di quella dell'acqua. Quindi un millimetro di mercurio ci aspettiamo che sia 13,6 volte un millimetro d'acqua. Qui c'è anche il disegno. Un millimetro di mercurio significa la pressione che esercita questa colonnina alla sua base. Un millimetro d'acqua è la pressione molto più piccola, 13,6 volte più piccola, che esercita la colonnina d'acqua. Svolgiamo i calcoli. La pressione in Pascal esercitata dalla colonnina di mercurio l'abbiamo già calcolata in precedenza, in un video precedente. Un millimetro di mercurio, basta applicare la legge di Stevin, ponendo l'altezza un millimetro e mettendoci la densità del mercurio, e per la precisione fa 133,26 Pascal, se non sbaglio. Diciamo 133 Pascal approssimativamente. Lo stesso calcolo fatto con l'acqua distillata, mettendoci quindi sempre un millimetro d'altezza, ma la densità dell'acqua distillata, porta a 9,8 Pascal, quasi diciamo 10 Pascal, grosso modo. Ed effettivamente tra questo valore e quest'altro c'è un fattore di 13,6, cioè i 133,3 Pascal esercitati dal mercurio sono 13,6 volte di più della pressione dei 9,8 Pascal esercitati dall'acqua.